Il tempo è scaduto e riparte la mobilitazione. La politica ci dia delle risposte immediate o sarà di nuovo sciopero. Questo è il grido di protesta dei dipendenti dell'ex provincia che si sono riuniti nell'aula consiliare dell'ente, non ancora libero consorzio comunale. Un'assemblea sindacale di 2 ore in tutte le sedi provinciali siciliane per discutere delle conseguenze che potrebbero verificarsi qualora non venisse ancora approvato il disegno di legge esitato nel dicembre scorso dalla prima commissione per l'esame da parte dell'Aula ma non ancora approvato all'ARS. Ripercussioni in termini di occupazione, ma anche e soprattutto mancata erogazione di servizi per i cittadini, sono alcune delle criticità affrontate dalle segreterie provinciali dei sindacati di Caltanissetta durante l'assemblea. No, non può essere sopportato dal territorio perché non sono soldi che vengono tolti ai dipendenti per il loro stipendio, sono soldi che vanno tolti all'economia della città e della provincia. Le nostre strade provinciali sono un colabrodo, le nostre scuole sono molte di esse pericolose, delle volte restano senza riscaldamento. Se continuiamo così, fra 10 anni non avremo manco la possibilità di ripristinarle, dovremo costruirle ex novo con un costo assolutamente enorme per la città, per il territorio, per i cittadini. Cioè è un grido di allarme che non investe soltanto appunto il problema occupazionale, ma che investe l'economia del territorio. Se ci vogliono fare morire ce lo dicano, ma poi non è manco possibile che noi, fatta la finanziaria in Sicilia, si deve andare con il cappello in mano a Roma per chiedere i 500 milioni che sono della Sicilia. Noi chiediamo alla politica di unirsi a noi e di andare insieme a Roma e comunque di fare la legge. La legge è pronta, soltanto delle beghe politiche fra diversi gruppi parlamentari noi riteniamo sia il problema.